Le istituzioni hanno onere di verificare tutto ciò che dal popolo proviene come segnalazione di un problema. Oggi si è trattato delle fonderie Pisano, lo si è fatto con la collaborazione di tutti, erano presenti l'assessore calabrese e il comune di Salerno, Bella Cosa della provincia, l'ingegnere D'Acunzi, i comitati, le associazioni dei consumatori e soprattutto la Pisano che ha voluto intervenire e così l'ARPAC con il dottor De Bois. Si è approfondito ogni aspetto della vicenda che verrà pubblicato come tutti gli atti di questa commissione sul sito istituzionale dell'ente, che mette in web tutto ciò che da questa commissione viene prodotto, allegato e documentato. È emersa anche una proposta importante, quella di proporre come area della delocalizzazione delle fonderie Pisano l'area destinata al termovalorizzatore di Salerno, atteso che questo termovalorizzatore, a quanto pare, per modifiche giurisprudenziali, normative e istituzionali, potrebbe non farsi più. Nei prossimi giorni verrà pubblicato tutto sul sito, per cui ogni cittadino potrà vedere cosa è stato fatto da questa commissione. Abbiamo partecipato come comitato a questa commissione perché riteniamo che tutte le sedi istituzionali dove si discute di trovare una soluzione che vada nella direzione di tutelare la salute e il diritto anche al lavoro, entrambi i diritti costituzionali che vanno entrambi tutelati, è importante. Anche la provincia oggi con questa commissione ha voluto avviare un tavolo di confronto. È stato importante anche che ci fossero degli operai che rappresentavano la fonderia Pisano, perché abbiamo potuto in questo modo confrontarci anche con la realtà produttiva e vogliamo ribadire come Comitato Salute e Vita che noi ci fermeremo solo quando sarà aperta una nuova attività industriale in un impianto nuovo che abbia tutti i crismi ambientali rispetto alle norme ambientali e quindi che dia lavoro ai cittadini. Non ci fermeremo solo quando sarà chiusa la fabbrica, ma quando essa sarà delocalizzata e aperta con un impianto nuovo. Quindi continua il nostro impegno come comitato a tutela della salute dei cittadini, ma anche a tutela del lavoro. Allora, sono Angelo delle fonderie Pisano. Ci tenevo a dire solo due cose. La prima è che noi non siamo l'Ilva, noi non produciamo ferro, noi siamo una fonderia di seconda fusione. Accendiamo il forno la mattina e lo spegniamo la sera. Questa è la cosa importante, noi non abbiamo i tipi di lavorazione che tiene l'Ilva. La seconda cosa che volevo dire è che siamo un'azienda, attualmente sono convinto che siamo tra le più controllate del Sud Italia come azienda. E abbiamo tutti i requisiti, tutte le cose per poter andare avanti, per poter fare bene il nostro lavoro. Siamo convinti che in questo contesto adesso dove siamo non possiamo espanderci, non possiamo avere un ulteriore sviluppo. Quindi insieme con la proprietà stiamo cercando di trovare un posto dove poter delocalizzare questa azienda, anche se è una cosa molto molto complicata.